Come ho già detto altre volte, Orio Center non è più solo un centro commerciale, non è soltanto un centro commerciale, è anche un centro commerciale che fa la sua attività. Noi l'abbiamo trasformato nel passato in un qualcosa di diverso, deve essere un luogo di comunicazione, di aggregazione, dove facciamo anche attività commerciale, ma non solo. Naturalmente ne vado orgoglioso di ospitare per la seconda volta nell'arco di un biennio un qualcosa di interessante. 2 anni fa abbiamo sviluppato per la prima volta quella famosa mostra bestiale. Siamo stati premiati in mezzo mondo, che ci ha riconosciuto un'attività diversa dal solito che si sviluppa in un centro. Quest'anno ci siamo inventati l'ecocentro, ma inventarlo nel vero senso della parola, guardate che è molto facile dirlo, ma creare tutti i presupposti per portare tutti gli elementi che fanno parte della natura e far capire che ci sono, includere e investire sulle scuole e naturalmente su tutti i clienti che ormai ci frequentano, è stata una bella sfida. E come ho detto nell'intervista precedente, questa presumo che non sarà, come diceva Battisti, soltanto un'avventura, ma sarà una vera avventura che noi offriamo volentieri a tutti i nostri cittadini di Bergamo e provincia. Il nostro obiettivo primario sono il coinvolgimento delle scuole e dei nostri clienti, naturalmente della città di Bergamo e di tutta la provincia. Però voi immaginate luglio, agosto, con tutto quel via vai di turisti che abbiamo di fronte a noi. Che sorpresa daremo a loro quando vedranno un centro commerciale ricoperto di alberi e diranno: ma cosa è successo qui? E entreranno nel nostro interno e troveranno una manifestazione che mai loro si aspetteranno che sia presente in un centro. Questo è quello che ci interessa.